Buongiorno a tutti i tifosi collegati, siamo con Mr. Stefano Bellinzaghi per presentare Pavia Vergiatese. Ci giocherà domani pomeriggio alle ore 15:30 allo stadio Pietro Fortunati. Prego, Enrico Benni per il Cipavese. Buongiorno mister, buongiorno. Finita la rifinitura, arriva la Vergiatese, guardando la classifica ci si può aspettare una partita molto simile a quella con il Menda, cioè una squadra che cerca punti per la salvezza, che deve essere rispettata come ha dimostrato il Menda, che può creare problemi o cercare di creare problemi di contenimento e magari cercare ripartenze. Dall'altra parte Pavia deve fare Pavia. Sì, la partita sarà diversa perché giocheremo di pomeriggio e non di sera e perché le caratteristiche dell'avversario sono diverse. È una squadra che ha più qualità davanti rispetto a quella che abbiamo incontrato l'altra sera, che era invece molto aggressiva, ma magari con qualcosa di meno dal punto di vista tecnico. Sicuramente il Pavia deve fare Pavia, nel senso che deve essere umile, compatto e sapere che le cose bisogna guadagnarsele. Ecco, alla quarta ultima di campionato il Pavia è ritornato secondo, è chiaro che adesso l'obiettivo è, partita dopo partita, mettere sempre il massimo possibile in classifica. Sì, certo, ogni partita è un'opportunità per fare 3 punti e il nostro focus e la nostra testa deve essere tutta lì, quindi tutto quello che serve in termini di qualità, sacrificio, impegno, al 110% deve essere orientato a fare le cose bene per portare a casa la posta piena. Mister, ormai sono diverse settimane che sei arrivato, sei la guida del Pavia. Ti chiedo se hai visto in queste settimane un miglioramento e se c'è da qui alla fine della stagione, secondo te, ancora un margine di miglioramento. Quello che ho chiesto ai ragazzi è che il cammino continui e quindi loro devono e vogliono di fatto venire sul campo ad aggiungere sempre un mattoncino a quello che stanno costruendo, e questo deve essere l'atteggiamento. Quindi quando parlo di umiltà parlo di non superficialità, parlo di voglia di migliorarsi sempre, sia individualmente che come squadra. Hai fatto riferimento al fatto che domani si giocherà di pomeriggio e non di sera, quindi ti chiedo se l'aspetto meteorologico, quindi magari il caldo e le alte temperature che arriveranno anche nelle prossime settimane, possono influire sulla tenuta della squadra, sulla partita, sul risultato finale, sulle condizioni insomma fisiche dei due giocatori? Ma io dico che giocare alla sera e giocare al pomeriggio sono due situazioni diverse. Però quando io gioco la sera gioca anche l'avversario la sera, e quando io gioco al pomeriggio gioca anche l'avversario al pomeriggio. A Casteggio c'erano 24 gradi e abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo, quindi non ho nessuna preoccupazione a riguardo. Penso che saremo in grado di affrontare con grande decisione tutta la partita. Grazie mister, grazie anche a Enrico Benni per il Cipavese. Buona giornata a tutti i tifosi collegati.